Salve! Oggi è il 34 aprile e voi state ascoltando Booster News. Continuano le proteste degli abitanti di Montevago sul lago contro la libertà di parola. A dare inizio agli scontri è stata la proposta da parte del ministro degli interni di allentare la censura e le restrizioni con lo scopo di prevenire l'insorgere di nuovi virus mentali. Concedere una maggiore libertà di parola, ha infatti affermato il ministro, fornirebbe all'intelligenza artificiale una maggiore mole di dati su cui elaborare nuove e più stringenti misure di restrizione. Al grido di «censura ora, censura subito», il Comitato dei Cittadini Coscienziosi ha deciso di scendere in piazza. Se il governo non fa qualcosa per sopprimere la libertà di parola, prima o poi ci ritroveremo a dover fare i conti con dei pensieri indesiderati. Queste le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da Peppe Foglietta, padre di 4 figli mai concepiti e recettore del reddito di sudditanza. L'uomo dichiara infatti di non riuscire più a dormire la notte e di dover prendere pillole per lo sradicamento della coscienza vigile. Ci hanno tolto tutto. Cosa gli costa toglierci ogni possibilità di parola? Quasi a voler confermare i timori del Foglietta, già nelle prime ore del mattino dell'altro ieri, un cittadino, tale Natale Pasquale, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook insulti e minacce indirizzate al presidente della Repubblica di Montevago sul lago. Il cittadino è stato prontamente arrestato dalle forze di polizia e condannato al lavaggio forzato per un totale di 77 anni. Non ha subito la stessa sorte Graziella Felici che, pur avendo insultato anche lei il presidente, si è prontamente recata in Iran dove ha trovato la protezione delle associazioni per i diritti umani. Passiamo invece all'economia. Il rialzo l'indice, il medio e l'anulare, volano a picco invece i gabbiani. Per oggi è tutto. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata.